Il suffragio come trainante, come trattarlo? Bella domanda. Io lo evito, il suffragio come trainante, ma per una serie di motivazioni. Però capisco che in alcune situazioni si debba ricorrere anche all'insufflaggio. Innanzitutto bisogna utilizzare materiali CAM. La dimensione dell'intercapedine è fondamentale per capire se poi ho effettivamente la trasmittanza del pacchetto parete isolamento prevista dal calcolo del termotecnico, che tendenzialmente non è mai così. Ci sono tutta una serie di ponti termici che non finiscono più, che sono difficili anche da valutare, ve lo dico subito, anche perché spesso non si ha neanche i disegni magari strutturali, cioè non sappiamo esattamente dove sono i pilastri, dove passano appunto i pilastri, se c'è dello spazio all'interno, eccetera. Io prediligo, se dovessi fare l'insufflaggio, utilizzare materiali naturali e non materiali a base chimica che possono portare, oltre che a dove si trova una fessura, praticamente mi va a uscire, esce la schiuma da tutte le parti, possono scoppiare le scatole delle prese, ci sono tutta una serie di complicazioni. Quindi io il trainante con l'insufflaggio non lo consiglio. Sempre, sì, come dici te, il problema fondamentale dell'insufflaggio è la risoluzione dei ponti termici, anzi, numericamente, andando poi nello specifico del calcolo, spesso e volentieri il ponte termico viene accentuato e non fa rispettare quelli che sono poi i requisiti di legge e il decreto requisiti minimi. Dobbiamo sempre ricordare che noi stiamo ragionando sul decreto rilancio e il superbonus 110, ma siamo in un contesto professionale in cui esistono tutte le leggi vigenti, dal DPR 380 che citava Francesco, a tutte le leggi sull'energetica, per cui vale sempre ovviamente il rispetto di tutte le regole. Il solo insufflaggio non fa rispettare, spesso e volentieri non porta alla verifica della trasmittanza media della parete richiesta dal DM requisiti minimi, per cui occorre sempre prevedere comunque un piccolo capottino che vada a risolvere. Sono casi specifici, a me ne sono capitati diversi, dove gli inquilini hanno chiesto, per problemi proprio di spessori dei balconi molto ridotti, di valutare l'insufflaggio. Abbiamo fatto le due ipotesi, adesso però in sede poi di intervento vero e proprio dovremo fare delle ispezioni a campione, valutare lo spessore reale dell'intercapedine, cosa c'è all'interno. È un po' più complicato, sicuramente se si può evitare meglio. Fabio, aggiungo una cosa, fermo restando che condivido al 100% tutte le perplessità che hai espresso tu e che hai espresso Francesco. In alcune realtà, per esempio a Roma, c'è un enorme problema, che esiste una diffusissima edilizia anni 70 e anni 80 che presenta il rivestimento in laterizio, la cosiddetta cortina, diciamo così. Ed è una cosa, perlomeno a Roma, diffusissima, diciamo, su 10 condomini che noi visitiamo, almeno 5 hanno questo tipo di rivestimento. E lì si pone il problema, perché chiaramente un isolamento dall'esterno a cappotto crea un problema rispetto alla facciata preesistente, e quindi tutti chiedono di poter fare l'insufflaggio. Fortunatamente esistono adesso delle nuove tipologie di isolamento a cappotto, certificate CAM e certificate ETA, che consentono di porre in opera sul pannello isolante, che sia in lana di roccio, che sia in EPS, eccetera, un rivestimento che in realtà chiaramente non è in laterizio, ma un rivestimento in clinker che simula, imita perfettamente la cortina che preesisteva. È un rivestimento sottilissimo, da meno di un centimetro, e che però in qualche modo ridà l'estetica che preesisteva all'intervento di isolamento esterno. Io sto testando questa soluzione proprio per evitare negli edifici, con la faccia vista, diciamo così, di dover per forza dire o di no o ricorrere all'insufflaggio.